Bussoleno a presentare il suo libro, La rivoluzione delle api, e oggi è venuto a trovarci qua a Chiomonte, alla Libera Repubblica della Maddalena, questo presidio che da un mese c'è di mobilitazione del popolo nuotato. Quindi te la parola a Sergio che ci spieghi un po' le tue impressioni, la tua venuta qui. A me mi colpisce la bellezza del luogo, che è già stato abbastanza aggredito da tutti, dalle ferrovie, da autostrade, eccetera. E poi mi colpisce l'atmosfera che c'è in questo accampamento, molto disteso, molto tranquillo, molto efficace insieme. Mi fa pensare a una cosa che ho letto poco fa sulla rivoluzione egiziana, che un blogger che era da molto anni, già era resistente al sistema, e diceva al ragazzo italiano che ha scritto questo libro, e gli dice devi sempre sorridere, perché ti aiuta a essere calma anche nelle situazioni le più minacciose, le più difficili. E ho l'impressione di ritrovare questo sorriso dei ragazzi della piazza Tahrir. In merito, tu ti sei occupato appunto di ambiente, scrivendo La rivoluzione delle api, cercando di raccontare un pochettino che cosa cercano di fare questi sistemi all'avanguardia tecnologici per riuscire a controllare e dominare anche la natura. Qui siamo in una situazione, diciamo, che è un passo ancora indietro dell'uomo che cerca di aggredire la natura senza sfruttarla in realtà, perché in realtà ci posa delle infrastrutture o altro. Tu sei già andato oltre, hai iniziato a delineare nuovi percorsi di nanotecnologia o altro. Come pensi che queste lotte possano unirsi, essere utili? Io penso che queste lotte sono molto importanti, soprattutto perché vengono dal basso, vengono da gente che sono direttamente impegnati in questa vicenda, e questo già è molto importante. È molto importante che la gente comincia a non lasciarsi intimidire dagli esperti, da tutti quelli che dicono noi sappiamo meglio di voi quello che è buono per voi. E quello che è la tecnoscienza in francese è fondato su questo, sul fatto che dobbiamo dare tutta la nostra fiducia a un certo numero di persone che sanno meglio di noi che cosa è buono per noi. E questo, la prima cosa che dobbiamo fare è chiedere spiegazione e poi vedere. E penso che voi il lavoro degli esperti l'avete fatto anche qui. Avete cercato di capire bene che cosa vuol dire questa storia del TAV, e avete spiegato che era sbagliato. E la stessa cosa per tutto quel futuro che ci stanno preparando, questo futuro che va sempre di più verso l'artificializzazione, il fatto di distruggere cose naturali per farle dopo diventare artificiali e poi poter venderle. Per esempio, nel mio romanzo La rivoluzione delle api parlo delle api, del fatto che le api fanno un lavoro gratis da millenni, fanno un lavoro molto indispensabile per tutta l'agricoltura, e lo fanno gratis, e in questo momento stanno distruggendo le api. E secondo me è anche una vera possibilità, perché io l'avevo immaginato come un romanziere che stavano preparando una cosa per metterla al posto delle api. Infatti dopo ho letto che era vero, stavano preparando questa cosa, e dunque fare lavorare delle api artificiali facendo pagare, come vogliono far pagare l'acqua, vogliono far pagare, tra poco faranno pagare anche l'aria che respiriamo. Va bene, allora ti ringraziamo. Prego. Ciao.